Perché il tono di voce è così importante nel marketing? Secondo me per tre ragioni fondamentali, poi magari ce ne sono altre. Prima di tutto, che cos'è il tono di voce? Il tono di voce è l'espressione della personalità del brand con le parole. Qui andiamo a uno dei concetti fondamentali, ma non andiamo in ordine. Quindi partirei invece dal primo concetto, che è quello di posizionamento, che è fondamentale nel marketing strategico. Posizionarsi significa occupare nella mente delle persone uno spazio. Le persone pensano a te quando hanno un certo bisogno. Questo posizionamento può essere, diciamo, rafforzato con un tono di voce particolare. Quando Red Bull si posiziona come l'energy drink sfidante, ribelle e anche un po' cool, lo fa anche con le parole, lo fa anche con gli atteggiamenti, parlerà di sfida, parlerà di adrenalina, parlerà di energia. Ecco, Red Bull con il suo tono di voce aiuta a posizionare il suo energy drink nella mente delle persone. Il secondo motivo è quello che ho appena accennato, quello di branding, cioè il brand oggi è sempre di più un'azienda che comunica con le persone, no? Che deve comunicare ad esempio sui social network, e quindi c'è bisogno di un brand che parli, che faccia vedere la sua personalità. Le persone lo chiedono. Oggi moltissimi brand ancora sono asettici, impersonali, parlano tutti allo stesso modo, molto burocratici, molto staccati, freddi. Oppure adesso c'è più la tendenza a essere magari amichevoli, ma lo stesso tutti uguali. E quindi il tono di voce aiuta a posizionare il brand nella mente delle persone e anche a caratterizzarlo con una personalità particolare, quindi creando una comunicazione, una relazione con il proprio pubblico che sia molto più forte. Il terzo motivo, l'abbiamo citato, è quello delle conversazioni. Oggi i brand parlano con le persone vogliono parlare con i brand, parlano sui social network, parlano con le chat, nella customer experience, parlano nei negozi in modo diverso. Una volta si aveva un rapporto diverso anche col venditore o la venditrice. Oggi c'è un rapporto che si è quasi ribaltato. Sono le persone che entrano in negozio sapendo già cosa vogliono, no? E quindi cambia tutto. E un tono di voce in questo caso cosa fa? Prima di tutto rende memorabile la customer experience, quindi l'esperienza in negozio in espresso è memorabile. Perché? Perché c'è un tono di voce che è perfettamente allineato con lo stile della boutique, infatti non del negozio. E poi perché online questo diventa memorabile, perché le persone si ricordano di quell'immagine, di quel testo, di quella interazione che hanno avuto con quel brand, perché è un brand particolare. E quindi ad esempio il profilo Instagram di Nike diventa interessantissimo perché è emozionante, perché è adrenalinico, perché è aspirazionale, e quindi è veramente interessante. Moltissimi brand purtroppo invece trattano ancora ad esempio il profilo Instagram come un catalogo, quindi fanno la foto della crema ad esempio, lo appiccicano sulla griglia di Instagram, dicono tre cose in croce e buonanotte, e questo ovviamente non rende il loro profilo Instagram molto interessante. Quindi questi sono i tre motivi che secondo me sono fondamentali nell'utilizzo di un tono di voce nel marketing. Se vuoi lavorare sul tono di voce hai tre cose che puoi fare. Prima di tutto scaricare il mio modello su tonovoice.biz, è un modello gratuito che ti aiuta a pensare al tono di voce, a costruirlo bene. Se vuoi un po' più di aiuto, secondo livello di difficoltà è quello di andare a comprare il mio libro Come parlano i brand, dove ti spiego come in dettaglio costruire un tono di voce e poi arricchirlo. E se sei un po' masochista, vuoi anche seguire il mio corso su Content University, puoi seguire il corso sul tono di voce e poi anche più di 50 corsi al momento sulla comunicazione strategica e online con lo stesso abbonamento. Quindi ti puoi sfogare su altri corsi sul copywriting e la comunicazione online.